Paolo Battistella, Calabria vista attraverso le fiabe di Calvino. A chi si rivolge Calvino oggi, qui al Salone del Libro 2023? Calvino si rivolge a tutti, in qualche modo si rivolge nel modello in cui cavalca il modello della fiaba e secondo me cavalca il modello anche dei suoi romanzi. Ecco. Prima appunto in un'intervista precedente citavo il fatto che Calvino ha fatto un'opera incredibile, un'opera che è riuscita solo a lui, cioè è riuscito a inserire il fantastico nella letteratura italiana, senza in qualche modo che questa letteratura diventasse di serie B. E secondo me è proprio stato questo il motivo per cui l'hanno scelto per scrivere le fiabe italiane. Pochissimi altri autori sarebbero riusciti a far sì che le fiabe italiane diventassero un modello letto dagli adulti. Sarebbero diventate delle cose per bambini come noi eravamo abituati nelle città a vedere la fiaba come qualcosa per bambino. Calvino, essendo comunque così alto, anche dato da un punto di vista formale, con questa sua scrittura così precisa, riesce a far sì che il basso e l'alto si congiungano. Ed è questa in realtà la grande forza che fa sì che le fiabe vadano a tutti, vadano ai bambini se vogliono ascoltare. Prima mi hanno intervistato dei ragazzini e quindi in realtà la fiaba è per bambino, ma anche appunto per l'adulto che riconosce le sue memorie arcaiche. Ecco, tra gli autori che ha citato anche prima c'è Pierpaolo Pasolini. E io trovo un collegamento no, tra i due. Sicuramente forse anche uno stile profondo, molto sottile, ancora oggi, secondo lei, poco compreso. E cosa manca se è poco compreso per comprenderlo? Allora, sono autori che in qualche modo hanno innanzitutto chiuso il Novecento, hanno chiuso il Novecento letterario e con un vertice in qualche modo che secondo me dava quasi fastidio, cioè l'altezza che toccano non può essere in qualche modo raggiunta da quelli che vengono dopo e questa cosa dà fastidio. Dicevo, Calvino era troppo bello, poteva dare fastidio l'essere troppo bello, ecco. Pasolini, oltretutto Pasolini riesce in arti completamente differenti. Quante persone riescono in questa cosa, no? Uno provi a immaginare essenzialmente appunto quanto questa cosa rimanga totalmente incredibile, no? Noi abbiamo in mente, no, che quando qualcuno fa più cose vuol dire che quelle cose le fa male. No, non le fa minimamente male e soprattutto sono secondo me autori che toccano l'alto, come dicevo prima, è il basso e riescono in qualche modo a descrivere l'umano nella sua essenza, nella sua radice. C'è quello che noi troviamo in Pasolini, quello che noi troviamo in alcuna letteratura di Calvino, è proprio l'uomo. In Palomar, Calvino si descrive lui ed è una cosa difficilissima. È difficilissimo che un autore riesca a descrivere non se stesso come scrittore. Quello lo fanno tutti gli scrittori, è bellissimo. Ti guardi allo specchio, anche se lo specchio è deformante, però il fatto di descrivere l'uomo, ecco, questo in realtà è grandioso e questo spesso non viene compreso. Se posso citare ancora un autore, Cesare Pavese, padre di Calvino, non verrà mai compreso. E il fatto di non essere compreso lo porterà al suicidio. È stato, secondo me, forse è uno degli autori che io amo maggiormente ed è arrivato a dei vertici linguistici, è struggente, meraviglioso, è fantastico, questo è. Possiamo salutarci allora, augurando a tutti gli incompresi di non essere mai capiti. Se poi arrivano a diventare come Pavese, Calvino e Pasolini, insomma, glielo auguriamo. Glielo auguriamo sicuramente, insomma è la maledizione dei grandi artisti e dei grandi poeti. Grazie.